Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con questo video. Sigla! Parte. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con questo video. Sigla! Abbiamo detto dall'altra parte. Seconda domanda. Aspetta, mi si è addormentato un piede. No. Ci avete... Dai, come se lo stessi dicendo a qualcuno. Ci piace. Parlerei così ugualmente. sì, tutto... Nessuno capita mai per sbaglio. No. Cose. Cosa stiamo dicendo? Cancella. Qua chiedono se ci sono bambini in vista. Sigla! Gesticola un po' che così sembra una cosa. Sembra che io abbia le mani e non sia legato. Sì, esatto, tipo dietro con la pistola. Esatto. Nessuno ti ha obbligato a fare questo video. Ah no? Bene, amici. No, aspetta, dai, mi stavo grattando. Posso grattarmi ogni tanto? Dai. Te non ti gratti mentre no, fai io il video? No, io faccio il video e basta. Non ti viene prurito? Non mi prude. Mi sono pruso un braccio per mezz'ora. Non si dice non mi sono pruso. Buongiorno a tutti carissimi amici e bentornati sul mio canale. Oggi è finalmente il giorno del video di coppia. Vi avevo detto che avrei fatto un video insieme al mio fidanzato, che è anche il mio tecnico delle luci, e vi avevo chiesto di scrivere su Instagram delle domande da fare a me o a lui o a noi come coppia. Quindi lui è Enrico, ciao Enrico. Ciao. E oggi facciamo il nostro video di coppia e rispondiamo a tutte le vostre domande. Io adesso prenderò il telefono con tutte quelle che ci siamo segnati e risponderemo insieme, va bene? Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con questo video. Sigla! La prima domanda è: come vi siete conosciuti? Allora, rispondo io? Rispondi tu. In realtà non c'è stata una vera occasione in cui ci siamo proprio conosciuti, ci conoscevamo già da tantissimi anni, nel senso che lui era il fidanzato di una mia compagna di classe e lo conoscevo così. Poi si usciva tutti insieme in gruppo e lui c'era sempre, c'era spesso e quindi di vista ci conoscevamo, eravamo diciamo conoscenti barra amici, ma non eravamo veramente amici. No, mi stavi molto sulle palle. Sì. Si può dire? Non credo. Ci stavamo antipatici, molto molto antipatici, esatto. Nel senso che io pensavo che lui fosse antipatico e veramente strano, aveva un atteggiamento molto strano e... Lei se la tirava un sacco. Non è vero. Sì, lui era molto snob. Non è vero, lui era convinto che io fossi snob. Lo sai. E infatti, dato che pensavi questa cosa, ti comportavi in maniera brutta con me, cioè non eri simpatico. Quindi c'era questa antipatia di fondo. E non abbiamo mai approfondito nella conoscenza, tipo io ogni volta che si usciva e dicevano ah c'è anche lui stasera, io dicevo no e viceversa. Poi è cambiato tutto quando abbiamo iniziato a conoscerci meglio, a parlare in maniera un po' più approfondita e conoscendoci abbiamo capito che io non ero snob e tu non eri strano e antipatico, diciamo. E quindi le cose si sono evolute, ma dopo davvero tanti anni che ci conoscevamo, cioè secondo me almeno 5 o 6 che avevamo presente chi fossimo e che si usciva in gruppo, esatto. Eccetera eccetera. Seconda domanda, avete chiesto da quanto tempo stiamo insieme, vuoi rispondere tu? Sì, certo, la sopporto da circa 6 anni. Non mi sopporti, io sopporto dicembre te. Saranno 6 anni e quindi... Dobbiamo ancora decidere se fare qualcosa e cosa fare per l'anniversario, perché purtroppo l'anno scorso che abbiamo fatto 5 anni... È stato non molto bello, sì, avevamo il coronavirus ed eravamo separati da un sacco di tempo e quindi non ci siamo neanche potuti vedere, è stato molto brutto, però quest'anno speriamo che vada tutto bene e sì, faremo dai. Qualcosa, magari dai. Andiamo via. Sì, comunque 6 anni sono veramente tanti, io non ho mai avuto una relazione così lunga. Nemmeno io. E neanche tu. Bene, quindi 6 anni. Poi chiedono quanti anni hai tu, vuoi dire tu quanti anni hai? Ne ho 27, vado per i 28 a inizio anno. È di gennaio, il primo dell'anno, e abbiamo un anno esatto di differenza perché anch'io sono di gennaio e ho un anno in meno. Io sono 95, lui è 94, io compio 27 anni a gennaio e lui 28, quindi insomma praticamente siamo coetanei. Sì. Poi ho visto che siete molto interessati ai segni zodiacali, infatti ci avete chiesto il suo segno, il mio segno e se i nostri segni sono compatibili. E tu cosa sei? Dillo a loro.
Ovviamente il migliore segno dello zodiaco Strano. è il Capricorno e sono anche ascendente Scorpione. Quindi proprio il male, ragazzi. Cioè, nulla contro i capricorni, negli scorpioni, negli ascendenti vari, ma chi ha un capricorno in famiglia o come amico caro sa di cosa sto parlando. Sono persone Magnifiche. impegnative. Diciamo che è un segno molto, molto, molto importante. Io invece sono acquario e ascendente gemelli, quindi praticamente siamo il male sceso in terra. Cioè, non poteva capitarci di peggio, credo, come combinazione di segno più ascendente, perché ci sono alcuni segni non particolarmente belli che però con l'ascendente migliorano e viceversa. Non ci peggioriamo e basta. Sì, il Capricorno ascendente Scorpione, lo Scorpione peggiora il Capricorno e l'Acquario ascendente gemelli, aria più aria, è molto peggio con l'ascendente gemelli che solo acquario, quindi siamo due segni abbastanza malvagi. Malvagi. Esatto. Malvagi. In più aggiungerei il fatto che l'acquario e il capricorno già a livello astrale non sono segni che vanno particolarmente d'accordo. In realtà, però, a livello pratico abbiamo riscontrato che essendo completamente opposti ed essendo due segni abbastanza forti nello zodiaco con caratteristiche molto dominanti opposte, perché lui è molto pratico, molto coi piedi per terra, molto preciso e quindi molto molto razionale, io invece sono completamente sulle nuvole, completamente fuori da ciò che è coi piedi per terra, ancorata alla realtà realistica e pratica, questa cosa è perfetta perché lui mi migliora in quello e io lo miglioro in questo, quindi ci compensiamo e siamo veramente opposti. Quindi su questo direi che è positivo. Se volete saperne di più sui segni. Amore, Scusa, ecco un mal di schiena. ho capito, ma stiamo girando un video. ho capito, ma Devi guardare provaci lì tu. e devi. Provaci tu, io ho sempre. Guarda che è sempre scomodo fare video. È una postazione che non è molto Non comoda. abbiamo una buona postazione, ma molto presto le postazioni cambieranno e miglioreranno e voi sarete i primi a saperlo. Comunque, A vederlo. a vederlo. Quante sorprese segrete! Va bene. Comunque, ci avete chiesto anche che cosa ci piace fare insieme e quali passioni abbiamo in comune. Partirei da cosa facciamo più spesso insieme, che cosa ci piace fare insieme. Più spesso insieme direi che andiamo al cinema, frequentiamo Sì? molto il cinema e vediamo spesso tanti film, Sì, è vero, ci piace da dire che molto. li vediamo quasi tutti, Serie TV serie anche su TV Netflix. e la cinematografia in generale Sì, ci appassiona abbastanza, tanti tanti generi diversi ci generi piacciono. diversi, esatto. E un'altra delle cose che ci piace fare è andare a cena fuori e provare ristoranti e cibi nuovi. Cibo, è vero, il cibo è sicuramente la nostra passione. Esatto, e quindi spesso uniamo le cose, quindi facciamo serata, cena più cinema. Sì, cena fuori, poi andiamo al cinema, è la serata tipo, direi. Ci piace anche andare per musei, visitare città, l'abbiamo fatto spesso per musei che ci interessavano, tipo quando siamo andati alla mostra bellissima di Damien Hirst a Venezia Esatto. e poi quando abbiamo visitato tutta la città di Ancona esternamente con l'Arco di Traiano e tutte le bellezze che ci sono, in Le grotte di generale, Frassassi. sì, le grotte di Frassassi, anche perché lui ha la passione per la fotografia. Esatto. Quindi lui utilizzava questi escamotage per fare foto e io per esercitarmi con i video. Infatti abbiamo un pochino questa cosa in comune che ci piace fare foto e video e io più video e video editing e lui più fotografia proprio. Esatto. Un'altra delle nostre passioni sono i giochi di società e spesso giochiamo con amici o tra di noi, anche semplicemente Sì, è in vero. coppia. Avendo molti giochi di società, io possiamo appunto passarci delle Sì. serate tra di noi o in compagnia Sì, perché ha anche giochi proprio per due per due persone, persone, o quindi in a volte giochiamo da collaborazione o in sole. competitiva. Sì, io preferisco i giochi in competitiva dove ci sfidiamo, però lui ha anche giochi appunto dove si Dove si collabora, collabora e si gioca che insieme. preferisco meno, però è bello giocare anche solo in due, non per forza sempre con gli amici, a volte anche solo noi due. Esatto. Un'altra passione, ovviamente quella delle piante che ho sviluppato prima io e poi ho iniziato a parlargliene. E lui da subito si è dimostrato interessato, infatti anche a lui piacciono molto le piante, ne ha molte anche lui. Ne avevo già in passato. Sì, ne ha sempre avute. Lui era più uno da piante grasse, succulente, quindi io meno, sono meno brava e preferisco piante verdi, in generale tropicali, però ci piacciono tutte le piante, diciamo.
E quindi una cosa che facciamo spesso, magari nel weekend o quando abbiamo tempo libero, andiamo in un vivaio, andiamo a cercare piante, così. E anche gli animali, ci piacciono molto gli animali, lui ha dei gatti e io ho un cagnolino e amiamo tantissimo gli animali, quindi è un'altra cosa che ci accomuna. Poi direi basta. Lo sport di sicuro non è una cosa... Lo sport... Siamo sigla. Entrambi... Lo sport sigla. Lo sport, diciamo, che è una di quelle cose che ci accomuna, nel senso che siamo molto molto pigri entrambi. Vero. Più tu di me. Non è vero, quando è che sei sportivo? Sempre. Non è vero. Allora, però una cosa devo dirla, quando andiamo in vacanza al mare, io sarei assolutamente da lettino, prendere il sole, fare il bagno, stare in puro relax tutto il giorno per tutta la durata della vacanza. Lui invece è molto più attivo, quindi non tipo... Non sopporto stare fermo tutto il giorno sotto l'ombrellone, far niente. Sì, si annoia tantissimo, quindi io sono lì sdraiata, mi sono appena messa la crema e mi metto la musica e lui inizia a dire prendiamo le canoe, prendiamo il SUP, andiamo a fare un giro in pedalò e proporre un sacco di attività bellissime che io, uno, muoio di caldo, due, voglio prendere il sole, quindi sì, io sono molto più pigra di lui, diciamo. Come ultime domande ci hanno chiesto quando ci sposiamo e se ci sono bambini in vista. Vuoi rispondere tu? Almeno quando ci sposiamo? Sigla! Sì. No dai, il matrimonio non è nei nostri piani di un futuro prossimo. Vicino. Neanche i figli, direi. No, neanche i figli. Al momento nessuna delle due cose. Diciamo che ci sarà ancora un po' da aspettare, sì. Però sì. Però, quindi? Però sì. Quello che verrà. Lui è molto timido sull'argomento, però in realtà è abbastanza romantico. Anche lui piacerebbe l'idea di fare un matrimonio, ma non adesso. Non in un futuro appunto troppo prossimo, però l'idea di sposarti come sì, la vedi? Sì, no, sì. È una idea. Sì, sì, è una bella idea. Giuro che non ha nessun coltello qua sotto, non lo sto obbligando, nessuno l'ha pagato per dire questo. Io lo voglio l'abito bianco, sono una principessa. Sì. Te lo compro? No, quello appunto. Dai, no, seriamente, come la vedi l'idea del matrimonio? Comunque ti piacerebbe o è una cosa... Cioè, in realtà noi ne abbiamo già parlato, io lo so cosa pensa, però lui si vergogna. Cosa ne pensi? No, è una buona idea. Di loro. Però, insomma, quello che verrà, verrà. Verrà, verrà. Non è adesso, sì, sarà. Esatto. Ci piacerebbe, ma non lo stiamo programmando. Ti terremo aggiornati. Esatto, con questa enfasi. Quindi matrimonio, vedremo, però sì, dai. E figli, invece sta... Sempre sigla. Comunque, non siamo ancora pronti per avere figli, quando sarà il momento verranno. Sì. E... Però insomma ci piacerebbe averne, ecco, sì. Più avanti. Sì, sicuramente è una cosa che a entrambi piace. No, adesso no. Io comunque ad oggi ho 26 anni, lui ne ha 27. Ci sembra presto, non stiamo pianificando nulla, però in un futuro sarebbe molto carino. Poi lui ha gli occhi azzurri. E quindi, cosa vuol dire? Non è una scusante. Il bimbo con gli occhi azzurri, dai carini. Quindi, sposarsi figli sì, un giorno, non oggi, neanche domani. Però prima ci piacerebbe avere almeno un gattino tutto nostro, vero? Almeno uno. No, uno. Avevamo fatto dei patti, avevamo parlato di 5 o 6. Due. Non so come siamo scesi a 1 o 2, adesso stiamo ritrattando. Era sempre 2. 5 o 6. Abbiamo detto 2. Ma dipende. 2. Piccoli. 2. 5. 2. 4. Ne riparleremo. 3. 2. Facciamo sempre dispari però. 2. Dispari. 2. 1. Ne parleremo, vi aggiorneremo anche su questo. Comunque avremo dei gatti di sicuro. E anche altri animali, probabilmente. Sì, esatto. Perciò due gatti... No, due. Due. È che lui ha sempre avuto dei gatti. Io no, io ho avuto un canetto che ho ancora, tu che lo conoscete. E vorrei tanto dei gatti. Due gatti. Va bene, comunque, adesso i nostri patti non sono ancora ben concordati. Su questo dobbiamo ancora firmare, però molto presto saprete anche... Due gatti. Va bene. Capricorno. Bene amici, noi abbiamo risposto a tutte le domande, grazie per avercele fatte, siete stati veramente molto carini, le domande ci sono state fatte su Instagram, quindi se ancora non l'avete fatto andate a seguirmi su Instagram,
Vi lascio qua sotto il link del mio profilo e anche del suo, che lui si chiama Henry Chox su Instagram. Esatto. Spero che il video sia stato divertente, non è stato semplice farlo, sia perché lui non aveva mai fatto un video prima, esatto, ed era un po' magari agitato davanti alla telecamera, e io non avevo mai fatto un video con lui, e poi dove parliamo di noi, delle nostre cose, insomma è stato abbastanza imbarazzante e buffo da fare, però è stato anche molto divertente. Magari faremo altri video in futuro, quindi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Beh, io ho una sigla dove non c'è bisogno di fare così. Ah no? No. Ma se ci sono io sì. Va bene.